a tutti amici, benvenuti su questo nuovo video. Siamo su Civilization 5, con me c'è Mr. Rebus. Ciao! Siamo qui, siamo tornati, noi due, Svezia e Olanda, contro i mongoli e i giapponesi che hanno perso malamente in area e poi hanno detto ok, adesso ci fermiamo, siamo amici, cominciamo e poi ti attacchiamo con 100 catapunte e 4 arcieri qua e là. Questa è la tattica. I mongoli invece sono tranquilli, che si spandano sotto di me, però si sono sopra di me, però vabbè, ok, tutto sommato stiamo andando bene, dai, avanziamo. Io un pochino male, anche se guadagno 3 di oro, finalmente guadagno qualcosa di oro anch'io, ma ho 13 di infelicità perché c'ho tutti quei ribelli, mamma mia, è terribile. Sì, ecco, c'ho le rivolte intestine. interne, scusi. Ah no, ragazzi, i giapponesi sta attaccando di noi in massa contro Mr. Regus, che ha fatto una resistenza anche un fuoco stupefacente. E dico una croce di ferro, Lo dico già. Grazie. Vabbè. Grazie, signor generale. E anti-tenda di oro. Aspetta. Anti-tenda di oro. Come ricompensa. Bene. Passiamo il turno. Aspetta, che io c'ho qua una cosa da fare. Un po' di cose da fare, secondo me. Aspetta, c'è un commerciante. C'è un mercante. Ecco quello, stavo. Ah. Mettilo da qualche parte, fatti guadagni i soldi, tanti soldi. Ecco, sì, pensavo. Il comono lo mando qua a destra. Destra. No. Guarda gli ancini mongoli con dei miei balestrieri. Cosa capite voi? Noi siamo più avanti di voi. No. Ok. Accordo accettato. Ho 18 monete. Ho speso tutto per difendere Nara. E ora sto per andare in bancarotta. E ho 0 di felicità. Buono. Io meno quello. Vabbè, ma come? Tu c'hai una guerra e c'hai 0, io. Ok. Ah, forse perché io non faccio guerra. Meno 17. Di che cosa? Solo più 5 di. O meno 17 di. No. Come si chiama? No. Di. Meno. Oh, di oro. Addio. Ti faccio una zecca. Non quella una zecca, ragazzi, una zecca dello stato, ovviamente. Guarda come non scappa, sta cazzo di catapulta. Sì, ma i giapponesi qua. Allora io ti direi di... Vediamo. Chiedo la pace. Aspetta. Voglio prima distruggere poi il generale Carmo Martello, un famosissimo generale. Sì, ecco, voglio fare qualcosa. Qualcosa del genere volevo bene, fare. Un famoso riesci a donarmi un po' di soldi? Sì, te ne posso donare 50. Grazie, mi salveresti per almeno un turno. Che cazzo sto facendo? Ok. 50. Io sono come una banca, capito? Tu chiedi, io ti do tutto quello che vuoi. Poi sono come una fin domestica. Poi mi devi dare tutto, perché io sono una delle banche più care del mondo. Cazzo, non lo devo dire. Sto scherzando ovviamente. Ok. Cioè il tuo lavoratore è andato su un unico buco in cui non fa parte del tuo territorio. Bene. Aspetta, vado a fare l'incenso. Aspetta, l'incenso da oro? Sì, due. Sì. Vado a portare il mio tizio là. Sì, ma quante cacchio di strade stai facendo? Madonna. Sì. Io esagero con le strade, mi sa che è questo che mi sta facendo andare in bancarotta. Ma sicuramente. Ah boh, però è anche da un lato è buono perché poi vengono più velocemente i soldati. Secondo me, forse con loro dovrei tipo, cioè con le strade dovrei solo collegare le città e basta. E non esagerare. Beh, in effetti, sì. Bene, possiamo...
Speriamo. Guarda come scappa, lì. Merde. Ti vengo a prendere. Mose, tipo... E hanno anche curato le loro catapulte, quei maledetti. Cosa sto vedendo? I barbari vicino al mio territorio. Come osate, merda. Io vi ammazzo. Perché non va? Madonna. Questi qua li devo portare qua. Ma questi qua li portiamo qui. Bene. Tu invece. Ah, per fortuna. Ora sono meno due. Più tranquillo. Beh, io non sarei molto tranquillo adesso. Con tutti i sbalzi che fa, sai che. Non sono veramente tranquillo. Sei veramente o fuori? Tu sei tranquillo, però. Guarda, più sono che altro c'è veramente... l'accampamento barbaro vicino, proprio vicino a me, e mi dà fastidio. Io sto facendo una guerra mondiale contro di loro. Sono faccio dei mesi su questi. Sì. Sbucano da me fottute pareti. Però nonostante tutto riesco a gestire. Bene, io passo il turno. I giapponesi che fanno? Oh cacchio. Non ho la. Secondo me hanno appena iniziato ad attaccare. Quello era solo un assaggino così. Sì, era qualcosa tipo di molto. Come dice? Molto. Era tipo l'antipasto. Mori, vi primo. Stai tranquillo che ti facciamo mangiare. Sono quasi arrivato a fondare una nuova città. Mamma mia. Che felicità, guarda. Ah, ma qua c'è una montagna che si chiama Grande Mesa. Vende! Adesso guardalo lì, Carlo Martello. Carlo Martello, come tutti voi sapete, è un famoso generale giapponese. Ma da dove è uscito? Ah, hai accettato, bene. Sì. Tipo, no, tende sono poche. E sono tante tende. Tiene tante tende. E poi tante tende. E poi tende. Poi arrivi il conto. Divisa da 2 milioni di monete. Lascia, ti aiuterò anch'io nel momento del bisogno. No, vabbè. Ma io non ti. A parte che non ti posso manco aiutare perché sono un po' troppo mondano. Cazzo. Cosa? Non ti posso manco aiutare perché sono troppo mondano anche. Come incredibile. Guarda lì, dai. Nel prossimo turno fonderemo una nuova città che si chiamerà. Non lo so come si chiamerà, però si chiamerà in un modo. Bene. Io vado avanti. Ti servono tante monete? Monetina, monetina? Non ora, poi sì. Puoi accumularle, grazie. Vabbè, te ne do altre 60. Allora, vuoi fare pace con il Giappone? O sai già che da 10 turni ti assalterà di nuovo? Vabbè, su quello non ci sono dubbi, però decidi tu. Boh, voglio vedere, aspetta ancora un attimo. Peccato che questi due non sia proprio nostra alleata, perché sennò ti dava uomini proprio il men che non si dica, proprio tieni. Tipo se c'è i coni, tieni. Bene. Vabbè, se c'è una miniera di incenso qua. Sotto da te c'è il rame. Per me lo dovresti prendere. Sì, l'ho mandato. Fondiamo la nostra nuova città. Ma che cacchio di nome? Come si chiama? Birka. Birka. Mai sentito. L'unica cosa che doveva prendere è che non ha preso una pesca qua. Bene, ottimo.
Spendiamo un tesoro. Riempirò il mio regno di polder. E gli schiavi. Anche. Machu Picchu, come detto? Come detto, scusa, Machu Picchu, bene. Ci sono? Dove? Sono pronto? Sono pronto. Vediamo quello che mi dà. Ah, non posso farlo. Bene, ottimo. Che bello. Io faccio. Ma c'è. Non posso manco fare una Machu Picchu. Machu Picchu. Bene, io ho fatto. Tu hai fatto? Sì, ti sto aspettando. Beh, i Ok. giapponesi non vogliono fare niente. Strano, molto strano. Oh, aspetta che c'ho gli arcieri che sono in pericolo. Io c'ho l'armata di arcieri, io sono solo gli Ca arcieri, vabbè. ca 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 cacchio 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 scappa scappate Ah, dai scappate picchieri. salvate balestiere va, andate qua. Sì, vabbè, andate verso il mare. Guarda, ho aperto la discussione con Gengis Khan e mi dice: buona fortuna per il conflitto in corso. Cosa posso fare per te? Buona fortuna per il conflitto in Per me corso. ci Che dobbiamo fare tipo? una grattata più grossa del mondo. E comunque, ti richiamo bene. No, non posso. Sto commerciando con i moguli. Come ti Purtroppo mi permetti? devo fare amico. Amico e i miei veri Ha nemici. detto il Giappone? Perché. È giunta l'ora di Cosa ha riporre detto? le armi. No, sono andato verso il Giappone, no? Ah no! C'è scritto sotto, è giunta l'ora di riporre le armi. E tu vorresti, Madonna. Vole. No, goffi. Adesso gli assediamo Kyoto. E tu, gli sei di più. Ah sì, scusa. Perché non ti posso aiutare? Vabbè, ti do una mano con i soldi, tieni. Questo è un regalo che vengono più da una famiglia. Ho capito. Vedi di queste 85 monete. Prima che cambi idea. Non so, non, io ho già passato il turno. Come? Ho già passato il turno io. Ah già, io mi scordo sempre. Che fanno i giapponesi? Quanti lavoratori che Portano via tutti i scappano? loro. Tutti che scappano? Hanno paura. Ah, ma c'è una Osaka è diventata arancista. Ah sì? Oh, che bello. Sono contento. Allarme, ripeto, allarme, ci stanno attaccando. I barbari ci stanno attaccando. Oh mio Dio, oh mio Papa. I barboni ci stanno attaccando, ripeti, i barboni ci stanno attaccando. Vai, ciao. Hanno i samurai, guardali! Eh certo, loro sono giapponesi, Guarda Osaka! Lo so, però dico. I samurai non sono mica gli spada a due mani, loro hanno già fatto la tecnologia dell'acciaio. Aia. So che io ho più punti di nuovo, te. Comunque. Cioè, non gli hai fatto Anch'io però. niente, non gli hai fatto niente a questi qua. Gli ho ucciso un picchiere, per esempio, tipo, sì, vabbè, bene. Secondo me costa un'università di Oxford, c'è cioè già l'università di Oxford, capito? Ah, non è possibile, ok. Vabbè. Guarda quanta voglia che hanno, Vabbè, ovvio dai. che Ho hanno i soldi. negoziato la pace perché contro i samurai non posso fare ancora niente. Porto indietro tutte le mie unità. Vabbè, metti al confine direttamente. No, no, no. Sì. Anche perché so, hai visto che riesco a difendermi meglio come si chiama? Nei miei territori. Ma come ovvio c'è una grande muraglia cinese.
Non è che c'è tipo le mura di legno fatte dai primitivi. Però se avessi le montagne. Se c'erano le montagne, no? Come tu hai armato, è ancora meglio. Forse. Forse. Bene. Questa guerra è durata un po' di meno di una scorsa volta. Sì, non ho Oh, a questo punto conquistato niente per chiamo questo. il ritorno del Giappone. Io la chiamo vendetta, dei momenti che mi può cambiare. Sì, ok. Cadorna parte 2. Proprio, sì, no, no, non lo farò, sì, lo farò. E volta di giù. L'hai No, scusa, fatto? L'hai fatto? ero rimasto anche me. Madonna, è tutta una pace che io non accetto. Oh cazzo! Come osate? Osaka, osate. E come usare? È pessimo, lo so, però Come abbiate usare? pietà. Ah, posso rafforzare la mia guarnigione. Interessante. Allora, monasteri, visto che c'ho l'incenso, e poi facciamo unità religiosa. Bene. Una produzione e facciamo. Cosa facciamo? Facciamo questo, beh. Come ho I detto ragazzi, missionari poi costano oro? questa è una serie preregistrata, quindi i vostri consigli forse li faremo tipo nel settimo episodio, in questo caso nel sesto episodio. E vabbè, comunque, che stai dicendo? Per mantenere i missionari serve oro. Questo non lo so. Reclutarli serve fede. Sì, Ah, questo sì. serve fede, ma non spesso per mantenere. Ok, vabbè. Sai, sono a meno 9, però sono a 3 di felicità. Io ho meno 5. E non riesco a capire ancora come, però sono meno 5. Ma perché mi dice il dislocamento del tuo apparato militare quantomeno preoccupante? Se vuoi che la pace continui, ti consiglio di allontanare le truppe. Detto ciò, che cosa devo In poche parole ha discutere? detto Ma io sto che. apportando. In poche parole ha detto. Allora, senti, io ti posso mettere le truppe sul tuo confine, ma tu non lo puoi mettere sui nemici, perché se perché altrimenti è mancanza di rispetto. Ti ha detto chiaro chiaro. Non lo fa ingazzare. Fammi ingazzare. Ok. Bene, io passo il turno, tu hai fatto. Aspetta, voglio. Dopo che abbiamo fatto educazione, questa cosa nuova, chiudiamo il video. Quello che stai facendo tu, quello che stai facendo, meccanica o che cos'è? Codice Codice cavalleresco. cavalleresco. Ah, tu l'hai già fatto? No, mancano 3 turni. Ah, mi stanno attaccando gli spadaccini. Oh, resistito. Addio. Il Giappone ovviamente ha istituito la religione dello Shinto nella regione di Kyoto. All'ultimo secondo i miei ce la fanno, incredibile, eccezionale. Ti ho mandato un accordo. Ah sì? Ma sì, assolutamente. Ti. Così aumenti anche tu la felicità e anche io. Infatti io faccio meno uno. Yeah. Quanti eri prima? Meno 5. Ah, Sai. vedi. Ognuna fa 4. Bene, a me adesso faccio un itinerario verso Birka, una città che quasi tutti, cioè nessuno conosce. Bene. E si va avanti. Bene, ora che faccio l'educazione, chiudiamo il video. È stato un episodio molto intenso. Per me lo sarà Anche sicuramente perché questo, dovrò sì. editare tutto quanto. Eh, Poi anche per te perché poi ti attaccheranno di nuovo i giapponesi, quindi non ci sarà nessun problema. sì. Bene.
Hai scoperto educazione. Bene, io vado con una meccanica. Dopo che abbiamo fatto il codice cavalleresco, chiudiamo. Oh, sei sbagliato. Cosa sfugge? No, e qui i due comuni. Ho sbagliato molto. I due comuni, attenzione. Io faccio più 26 di ricerca. Wow. Anch'io. Wow. Oh no no no. Bene, abbiamo scoperto anche come si chiama, qua è il codice cacchesco. Bene. Bene ragazzi, noi salviamo perché altrimenti è una fine. Sì. Devo anche spostare i coloni, non posso fare su quella, su quell'isoletta la città qua, perché ecco, fermo. Potessi fare anche qua la città, ma è troppo vicino secondo me. Sì, in effetti da sì. Lì verrà tutto coperto, verrà comunque coperto dalle, da Rotterdam e Utrecht. Vuol dire di farla più in giù. Potessi farla, sono, boh, non lo so. Con questo il video finisce qua, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso vi sia piaciuto mettete un mi piace, commentate, anche se i vostri consigli... Like per la guerra! Mettete un like per la guerra contro il Giappone, ce la faremo mai a distruggere, no? Non si sa, non si sa. Vabbè. E noi ci vediamo su un prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!